Benvenuti a tutti. Oggi è venerdì, 27 maggio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. La luce vi arriva dal dentro. Avete trovato dei benefici in questo periodo nel mettere i sentimenti al primo posto, lasciando che tutto il contorno andasse per i fatti propri. È giusto infatti cercare di godersi la vita privata. Dopo che Saturno se n'è andato, ma vi resta comunque Plutone, avete tirato un sospiro di sollievo. Peccato che il giro di vite ora riguardi le vostre finanze, argomento a cui siete parecchio affezionati. Inquadratura anche la bianca signora, colorita al tenue rosa di Venere che l'accompagna. Mugugni in casa e preoccupazioni per familiari e parenti lontani. Anche nei momenti più bui però una lampada resta sempre accesa, è quella del cuore, illuminato da una scintilla che non si spegne mai. Basterebbe che tutti la riscoprissero questa luce del cuore, capace di indicare il percorso giusto anche senza parole, insegnando a ciascuno a non farsi trascinare dalle masse, perché ognuno ha la propria testa e dovrebbe provare a utilizzarla. Il proprio ambiente domestico e familiare, tutto ciò che segue o precede è riferito unicamente ad esso. Possibilità di realizzare progetti per la vita a due, convivenze e matrimoni favoriti. Nei casi negativi, ostacoli e difficoltà derivanti dalla propria famiglia. Giorno eccellente per sistemare questioni noiose. Un pesci di scena. Migliora il tuo look. Comprati un vestito elegante. Oggi alcuni incontreranno persone che non vedevano da tempo, saranno autentiche sorprese. In tutti i sensi. Colpi di fortuna e vincite. Sarai simpatico e attraente. Serata allegra. Dedica più tempo alla famiglia e alla salute. Fai delle lunghe passeggiate. Per le coppie, malintesi con il partner e tensioni che alla lunga potrebbero ristagnare e incrinare il rapporto. Per i single momenti di scoraggiamento nei confronti della persona che vi interessa. Vi sentirete onesti e coraggiosi, ma non per questo meno impulsivi del solito. Potreste avere delle noie a causa della vostra impulsività. Meglio frenare i propri impulsi. Tagliate ogni ponte con il passato se volete rinascere, costruirvi un futuro e prendere le decisioni adeguate. Da voi, molti, si attendono coraggio e forza d'animo. Non deludeteli. Fate del bene a qualcuno aiutandolo per quanto nelle vostre disponibilità, fate delle buone azioni. Al momento opportuno il cielo vi ricompenserà. Non riuscite più a sperare nel futuro? Cercate di darvi da fare e riuscirete ad ottenere dei risultati migliori senza far affidamento agli altri. La luna vi mette una strana agitazione oggi, fate tutto con calma e riflessione senza seguire la scia delle vostre sensazioni. Potreste anche avere idee buone, ma che con il tempo potrebbero essere pericolose. Piccoli imprevisti nei viaggi o negli incontri se invece siete nate alla fine del segno. Lasciate il vostro portafoglio a riposo per un po' di giorni. Le vostre ambizioni sociali non sono ancora ai livelli che avreste voluto qualche mese fa. Dopotutto non potete spendere più tempo con gli amici se state spendendo tutto il vostro tempo in ufficio o a casa. Se non avete voglia di condividere i vostri sentimenti con le altre persone in questa giornata, sarà il caso di avvertirli e non di escluderli senza dare loro una valida ragione. È il momento di perdonare il vostro partner per le sue parole. Purtroppo, non sempre è possibile dire le cose senza provocare ferite. Nettuno, pianeta notturno, espressione dell'anima ricettiva dell'io, vi sorride dal percettivo segno d'acqua dei pesci, specie se siete nati nella terza decade. Si innalza il livello del tono e dell'umore e, per molti di voi, si apre una giornata magnifica in armonia agli affetti familiari più sinceri. Godetevi questo momento non pensando alle incombenze quotidiane che i giorni a seguire vi proporranno. La luna continua a non favorirvi, è vero, dovrete prestare particolare attenzione, in special modo se appartenete al cosiddetto sesso forte, agli sport che impegnino troppo la forza muscolare e l'uso di braccia e gambe. Gli astri consigliano discipline sportive più soft come lo yoga o, se potete e il clima lo consente, il nuoto.
State vivendo un periodo di adattamento, poi ancora di più se state cercando di entrare in un nuovo ambiente o avete fatto delle richieste per fare delle cose nuove. Siete incerti come se doveste superare degli ostacoli e se c'è una cosa che odiate è perdete tempo. Plutone oggi fa il bello e il cattivo tempo, bisticciando vistosamente con Venere in Ariete accompagnata dalla Luna. A poca distanza Giove e Marte osservano la scena, mostrandovi ricordi su fasi più felici e fortunate della vita, che ora vi appaiono lontanissime. Finanze risicate con Saturno in seconda casa, ma se avete in mente di accendere un mutuo o state effettuando lavori di ripristino alla vostra abitazione, fare cinghia per un po' vi compenserà con uno splendido risultato. Amore ed Eros. La formula 2 cuore una capanna vi si attaglia a meraviglia. Anche se con pochi soldi in tasca, se in casa c'è armonia e tutti vi volete bene avete tutte le ragioni per sentirvi ricchi, l'essenziale è riscoprire il valore della vita familiare e di tutte le opportunità dimenticate in questi anni di eccessi, super lavoro e perdita dei veri valori. Cari Capricorno, in questo periodo siete titubanti in amore e nei sentimenti in generale, le cose non stanno andando come avreste voluto. Forse state con la persona sbagliata. Avete voglia di chiarire, ma le possibilità di dialogo sono poche, perché il lavoro ruba tutto il vostro tempo. È una fase molto favorevole per voi, le stelle vi concederanno tutte le possibilità per realizzare progetti d'amore ambiziosi. Prendete il coraggio a due mani e dimostrate al partner che lo amate. Avete trovato dei benefici in questo periodo nel mettere i sentimenti al primo posto, lasciando che tutto il contorno andasse per i fatti propri. È giusto infatti cercare di godersi la vita privata. Non dovete dispiacervi se qualcuno non sarà altrettanto d'accordo, ma è così che funzionano le cose, soprattutto funzionano in modo ciclico e se non provate quantomeno a rilassarvi, non lo farete mai, in barba alla vostra salute. Non andate dietro ad alcuni capricci del partner in questa giornata e sappiate soprassedere, specie se appartenete alla prima e seconda decade capricornina. Forze planetarie contrarie solo per questa giornata, potrebbero irrigidirvi inutilmente creando, senza che nemmeno ve ne accorgiate, la classica tempesta in un bicchiere d'acqua. Lavoro e denaro? Se amate bricolare e avete pochi soldi da spendere, ecco la serata ideale per dimostrare quanto siete bravi. Lo stesso vale per la cucina, dove abilità e fantasia sostituiranno egregiamente il ristorante gourmet che amavate frequentare prima, quando avevate il portafoglio più rifornito. Benedetto il temporale che stasera vi trattiene a casa, sbrigherete le faccende in anticipo, liberi di partire domani sera senza altre incombenze. Potreste ricevere un'offerta di lavoro che proprio non vi aspettavate. Probabilmente, se siete già soddisfatti della vostra professione, non sarete molto propensi neppure a prenderla in considerazione. Se siete Capricorno della prima decade, potete contare su un'energia inesauribile tutta da impiegare con discreto successo se svolgete un'attività intellettuale collegata con i media, la vendita e il commercio. Benessere. I denti sono uno dei punti deboli del vostro segno, così come le ossa, in primo luogo le ginocchia. Difficile anche la digestione, soprattutto se a tavola si parla di argomenti spiacevoli o si mantiene lo sguardo fisso al telegiornale. Troppa tristezza che vi blocca la digestione pesandovi come un macigno piazzato direttamente sul piloro. La buona circolazione del sangue influisce sulla qualità della pelle. La pelle dipende anche da molta acqua e da una dieta che fornisce molta vitamina C. Quando ti prendi cura della tua pelle ti senti meglio con te stesso. Per lei, il vostro pessimismo non aiuta, serve soltanto ad affossare e quando l'umore va giù anche il sistema immunitario perde colpi. Sarebbe un paradosso, con tutte le vitamine che avete acquistato per tenerlo su. Per lui, se le vostre finanze sembrano colare a picco aspettate a fasciarvi la testa o a giocare alla roulette russa. I mercati, proprio come l'universo, seguono l'oscillazione del pendolo. Sul fondo del barile, non si può che ricevere il contraccolpo per la risalita. Colore delle emozioni, marrone. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 5.
finanze, 4, benessere, 5. Grazie per aver guardato l'ideo. Spero di vederti presto.